Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Siamo qui oggi con l'apertura della tin Vaporeon GX. Ragazzi, queste tin di Vaporeon, Flareon e Jolteon sono spettacolari, mi piacciono un botto, quindi sono super carichissime e voglio subito trovare una bella cartina. Allora ragazzi, andiamo subito a togliere la pellicola con il taglierino in un punto dove non posso rovinare nulla, cioè fra i due pezzetti di tin. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, pellicola tolta, però aspettatemi, chiudo la lametta del taglierino, se no mi buco un gomito. E adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa tin. Su, non perdiamoci in quangere. Pellicola tolta, pellicola tolta. Oh, adesso possiamo osservarla senza pellicola, ragazzi, guardate che spettacolo. Bellissima questa tin, mi piace molto. Bellissimi colori, ragazzi, guardate che spettacolo. Bello, bello, molto bella. Vediamo il laterale. Vaporeon, Jolteon, Flareon, Snubbrian. È bozzata qua. Perbaccolina. Questa cosa non ci voleva proprio. Adesso vedete voi. No, scherzo ragazzi, non ci bestemmia. Però appena finito il video bestemmia. E andiamo subito ad estrarre la carta promozionale, sperando che non sia piegata anch'essa. Ah no, questa basta fare così. Boom. No. Come è stata messa dentro? Ecco fatto così. E abbiamo, eccolo qui, Vaporeon GX promozionale Sun & Moon 172, ragazzi. Spettacolare quest'artwork, subito nella sleeve che non ho preparato. Bravo, non preparare sleeve. Ah sì, eccola, ce l'ho. Subito sleevato. E adesso possiamo concentrarsi. Perché concentrarsi? No, ho detto bene. Con l'apertura dei pack. Allora, la carta codice che togliamo abbiamo qui. Attenzione, il pack è gioco di squadra. 1, 2, Tuoni perduti e guardiani nascenti. Che pizza, io voglio. Voglio ombre infuocate. Proprio. Vabbè, comunque dentro la tina non c'è nient'altro, quindi possiamo richiudere il tutto quando. Fare così. Richiuderla. Qui sta cosa che è rotta la tin. No, non ci siamo proprio. Vabbè, mettiamolo qua dietro da sfondo. Sopra il Vaporeon. E voilà. L'inquadratura è pronta. Adesso possiamo andare con l'apertura dei pezzi. Abbiamo guardiani nascenti, tuoni perduti, gioco di squadra e gioco di squadra. Per ultimo dobbiamo scegliere se lasciare Zekrom e Pikachu oppure Snorlax e Eevee. Io credo che lascerò Pikachu e Zekrom, così, a caso. Anzi no, perché Pikachu è sempre il preferito di tutti. Baffancino. Snorlax e Eevee per ultimo. Andiamo subito con Sole e Luna, Guardiani Nascenti, con l'artwork di Langarock. E vediamo se c'è qualcosa di buono. Allora, io non trovo moltissime volte, diciamo, le carte fuori serie con quelle gold, però ogni volta che le trovo capita sempre che sto prendo o una tin o una collector chest, quindi speriamo che, diciamo, continui questo pull anche con questa tin. E andiamo con Energia, Gliscor, Komala, Slowbro, Gligar, Patrat, Snorunt, Markrow, Salandit, Mudsdale Reverse, rara, però non si vede bene, perché fai così, perché? Perché fai così? Così come si vede la faccia mia, normale. E questa si vede, sì. E per finire, boom, Drampa olografico. Questi pacchetti guardiani nascenti. Allora, Sole e Luna, guardiani nascenti. Invasione scarlatta. Sì, invasione scarlatta, come si chiama? Manco mi ricordo più. Crismon Invasion. Boh, va bene, in italiano non mi ricordo. Basta, non ce le mettete più, le tine ci hanno stufato. E andiamo adesso con il pack di Sole e Luna, tuoni perduti. C'ho questa luce che ogni volta mi giro mi cieca, quindi a proposito di tuoni perduti, questa mi cieca perché il tuono è una luce. Vabbè, so che ci porterà fortuna questa cosa che ho detto, me lo sento ragazzi, ogni volta che dico qualche scempiaggine trovo qualcosa di buono. Carta codice che togliamo, trick a 4 che tricchiamo e andiamo con, attenzione ragazzi, attenzione, 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 attenzione. Energia, Dactilio di Alola, allenatore, allenatore, Miao di Alola, Capciu, Tangela, o Tangela, Tangela, boh vabbè, Vulpix di Alola che salta dentro la neve, Snubbull, Braxish Reverse, attenzione, Smeargle, raro ragazzi, a proposito di Smeargle, sapete già che è stato rilasciato anche Smeargle su Pokémon Go, ed eccolo qui, boom, e adesso però questa luce mi sta a dar fastidio, non la sopporto più, così tanto non si vede niente uguale, e andiamo con il pack di... Se dicevo subito Pika facevo in tempo di il pack di Pikachu. Perché vabbè, adesso andiamo con questo pack e vediamo cosa troviamo all'interno, ragazzi. Allora, vediamo se lo starnuto ha portato fortuna o ha portato sfiga o non ha portato un cacchio. Allora, trinca 4 e andiamo subito con questo pack, ragazzi, carino.
voglio più. Ma perché non siete carichi? Se voi metteste sto like, sareste più carichi e troverei qualcosa di buono. Allenatore: Fluffy, Jinx, Ferrosi, Miao, Geodude di Alola, Grimer, PJ, Electro Treverse. Attenzione, Ninetales raro. Ma porca di quella miseriaccia zozza, lunga, schifosa, dorata. Basta, mi devo fermare. Ultimo pack: Eevee e Snorlax, Sole e Luna di gioco di squadra. Ve l'avevo detto che il pool di gioco di squadra non è dei migliori. Non ha un buon pool questi cavolo di pacchetti. Carta codice che togliamo. Trick a 4 che tricchiamo. E andiamo con attention, attention. Energia: Torracat, allenatore: Fluffy, Weedle, Vallaby, Dratini, Zorua, Psyduck, Charizard Reverse. Spettacolare ragazzi, Charizard Reverse è una grandissima carta da trovare. E per finire, Sboo! Ragazzi, pacchetto perfetto. Mi mancava sia questo che Charizard Reverse. Ragazzi, questo è un pack da paura. Charizard Reverse, olografico, bellissimo. 99-14, perfetto ragazzi. Questi subito nella sleeve, perché tipo, non so sicuro, ma questo qua mi sa che viene giocato parecchio. E questo qua ragazzi è un Charizard Reverse. Tanta roba, tanta roba. Allora, apriamo il pacchetto di sleeve, perché ovviamente non mi sono preparato nulla. Ragazzi, datemi 15 secondi di tempo. Voi intanto lasciate un bel like e commentate qua sotto hashtag Charizard Reverse, Farendero, Farendex. E adesso andiamo a metterlo nella sleeve. Allora, possiamo qua, eccolo qua, Charizard Reverse, spettacolare. Poi Holo mi sa che non ce l'avevo, cioè non mi ricordo se l'hanno fatto Holo o raro in questa espansione, però bella roba, molto bene. E poi eccolo qui, mettiamo subito in sleeve anche questo, che comunque ci serviva, quindi ci sta ragazzi. Poi, se trovavo una GX doppia non era meglio, è stato meglio trovarsi due che mi mancavano, perché alla fine Charizard Reverse e quello lì ci stanno, ci stanno. Quindi nada di nada ragazzi, non abbiamo trovato la GX, non abbiamo trovato la Full Art, non abbiamo trovato l'Hyper, non abbiamo trovato la Fuoriserie, non abbiamo trovato la Farinero, però abbiamo trovato due carte che mi mancavano, Charizard Reverse e Girafiolo, quindi molto bene. E niente, per oggi è tutto, spero il video sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché almeno andate a vedere anche le altre due tin, Flareon e Jolteon. E niente, per oggi è tutto, like, subscribe e share, è tutto qua.